cari alla parola di Dio e leggiamo nell'epistola ai Romani al capitolo 6 dal versetto 21. Possa Dio benedire la lettura e la meditazione della sua parola ai nostri cuori. Quale frutto dunque avete allora di queste cose? Ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. I versetti che abbiamo letto insieme ci presentano qualcosa di straordinario, di meraviglioso, che noi, credenti, non perché migliori di altri, ma perché abbiamo creduto in Cristo Gesù, abbiamo per la grazia di Dio realizzato nella nostra vita, ma ora liberati dal peccato. Fratelli, sorelle, lo realizziamo? Per la grazia di Dio siamo stati liberati dal peccato. Soltanto Cristo Gesù poteva fare quest'opera meravigliosa nella nostra vita. Nessun altro la poteva fare. E noi che abbiamo realizzato questo siamo profondamente grati al Signore. E vogliamo tutti i giorni della nostra vita ringraziarlo per questo. E dice la Scrittura che lo ringrazieremo anche per l'eternità. E diremo: degno è l'agnello di ricevere la lode, la gloria e l'onore. Liberati dal peccato. Perché? Perché prima eravamo schiavi, schiavi del peccato. La Scrittura dice che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Il peccato ci aveva vinto, ci aveva conquistati e non riuscivamo a svincolarci, a liberarci. Quelle catene ci tenevano legate. Per quanto cercavamo di svincolarci, non ci riuscivamo. Per quanto potevamo chiedere aiuto agli altri, per quanto potevamo fare affidamento sulla nostra giustizia, rimanevamo incatenati e c'era dolore, c'era sofferenza, mancava la libertà. Ma gloria a Dio perché è venuto il liberatore, che non è un uomo, è Cristo Gesù il Signore. Eravamo impossibilitati a liberarci. Gli altri non potevano affrancarci, ma Cristo Gesù ci ha liberati in un attimo, in un istante, per l'opera che Egli ha compiuto per noi, quell'opera che noi abbiamo realizzato per grazia, non per i nostri meriti, ma per grazia, liberati dal peccato in Cristo Gesù. E l'Apostolo Paolo, in questo versetto, il versetto 22, mette in evidenza tre benefici che noi ora possiamo realizzare perché liberati dal peccato. O se vogliamo, tre conseguenze nella vita di coloro che sono stati affrancati dal peccato, ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio. Avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Servi di Dio, santificazione e vita eterna. Sono tre aspetti che mettono in evidenza quello che noi possiamo realizzare proprio perché liberati dal peccato. Va da sé, fratelli e sorelle, che chi ancora non è stato liberato dal peccato non può realizzare quelli che sono i benefici. Prima di tutto, servi di Dio. A volte si pensa che il servo di Dio, la servente di Dio, è colei che fa chissà che cosa per il Signore. Servo di Dio è colui che svolge un compito particolare in seno all'opera di Dio. Forse nella predicazione dell'Evangelo, ma non è soltanto lui il servo di Dio. Chi è il servo di Dio? Chi è la serva di Dio? È colui, colei che serve il Signore. Come? In tutto quello che onora Cristo Gesù il Signore. Fratelli, sorelle,
Quando noi onoriamo il Signore Gesù, stiamo servendo Lui. Questo è il servo di Dio. Qualsiasi cosa facciamo, se la facciamo per la gloria di Dio, noi siamo in quel momento servitori del Signore. Non dobbiamo, ripeto, pensare a un qualcosa di particolare, di speciale, in uno slancio magari di zelo, di entusiasmo per svolgere un compito particolare nell'opera di Dio. Anche quelli sono i servi di Dio. Ma qualsiasi cosa facciamo, ripeto, se la facciamo per la lode e la gloria del Signore, se la facciamo perché Cristo Gesù possa essere onorato, conosciuto, se lo facciamo con i giusti sentimenti di umiltà, di dipendenza dal Signore, allora noi lì stiamo servendo il Signore. Anche il culto che stiamo offrendo al Signore è un servizio a Dio. Infatti una volta si diceva andiamo al servizio, offriamo il servizio, perché questo è un servizio, servi di Dio. E non servi di Dio a part time. Il credente non serve il Signore part time. Il credente non serve il Signore come un hobby. Il credente serve il Signore a pieno tempo. A volte si pensa che soltanto alcuni uomini siano chiamati a servire il Signore a pieno tempo. Tutti quanti siamo chiamati a servire il Signore a pieno tempo. Anche quando magari svolgiamo le cose più familiari, comuni, normali della nostra quotidianità, noi stiamo servendo il Signore. Addirittura l'Apostolo Paolo dice, sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto alla gloria del Signore. Così quando noi, fratelli, sorelle, siamo sul posto di lavoro e lì vogliamo onorare Dio, e lì vogliamo rendere una testimonianza del Signore, in quel momento noi siamo servi di Dio, siamo servitori del Signore, che stiamo testimoniando di Cristo. Forse tu dirai, ma io quando sono al posto di lavoro non ho tante opportunità di parlare di Gesù. Quando io sono per strada, mi reco in un negozio, non ho la possibilità sempre di parlare di Gesù, ma tu sei una lettera aperta, il buon profumo di Cristo, se onori Gesù, e questo è per la gloria di Dio, e stai servendo il Signore con la tua testimonianza. Signore, a te la lode e la gloria. Fratelli, sorelle, noi siamo al servizio del Re dei Re. Questo ci onora. Che privilegio Dio ci accorda poter servire Lui, poter servire il Signore e dire quindi come il salmista, mi ferve in cuore una parola soave, io dico l'opera mia è per il Re. Siamo umani e tendiamo a guardare le cose molte volte, il più delle volte, per non dire quasi sempre, da una prospettiva umana. Non guardiamo le cose da un punto di vista umano. Cosa voglio dire? Per noi magari da un punto di vista umano un certo tipo di servizio è gratificante, è onorevole, magari è in vista, allora ci piace. Poi c'è un altro servizio poco gratificante che non rispecchia quelle che potrebbero essere le nostre aspettative e allora magari non è gratificante. Fratelli, sorelle, per noi credenti che siamo stati liberati dal peccato non è gratificante fare una determinata cosa piuttosto che un'altra. Per noi è una gioia, un onore poter servire Dio. Non importa che cosa facciamo, ma quello che ha valore è per chi lo facciamo, per il Signore. Quello che fai, fallo con tutto il cuore, onora il Signore, perché Gesù sia conosciuto, perché Gesù sia annunciato, perché Gesù possa operare in maniera gloriosa, meravigliosa nella vita di coloro che lo stanno cercando, coloro che necessitano di conoscere il Signore Gesù. Prima di tutto siamo stati liberati e quindi questo ci parla di una condizione di schiavitù per diventare servi. Quando l'Apostolo Paolo si presenta come un servo di Dio, usa un termine forte, schiavo, schiavo. Lui usa proprio questo termine. Dio non ci tratta come schiavi, perché ci ha liberati. Addirittura Gesù dice che non ci chiama neanche servi, ma amici.
ma noi vogliamo servire il Signore addirittura come dei schiavi. Ripeto, non è Dio che ci tratta da schiavi, siamo noi che vogliamo essere suoi schiavi. Cosa vuol dire? Lo schiavo è colui che sottomette perché è costretto, noi perché l'amore di Dio ci costringe a sottomettersi alla volontà altrui. Fratelli e sorelle, sottomettiamoci sempre al Signore, alla sua volontà. Questo non vuol dire annullare noi stessi, questo non vuol dire che Dio fa di noi degli automi, vuol dire che il Signore Gesù è completamente onorato e innalzato. Vogliamo dire come Giovanni il Battista, bisogna che egli cresca e io diminuisca. Prima egli cresce e noi poi diminuiremo, servi del Signore. Signore, come possiamo servirti? Credo che noi questa mattina abbiamo fatto una preghiera, e se non l'abbiamo fatta, fratelli, sorelle, facciamola in questo momento del profondo del cuore. Signore, come ti posso servire in questa giornata? Come posso impiegare il tempo, la vita che tu mi dai quest'oggi per servire te? Chi non conosce il Signore, perché no? Chi è ancora schiavo del peccato si domanda: come posso vivere la mia vita, il mio tempo per soddisfare quelli che sono i miei desideri, per soddisfare quelle che sono le mie aspirazioni? Il credente dice: Signore, non io, ma tu vivi in me, e la vita che vivo ora la voglio vivere per la tua lode e gloria, perché sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Lui che vivo in me. Per servire Dio, per onorare il Signore, perché liberati dal peccato. Fratelli, sorelle, più la nostra vita è stata è al servizio del Signore, più questo è la dimostrazione che siamo stati liberati dal peccato. Chi è stato liberato dal peccato è un servitore di Dio. Chi è stato completamente liberato dal peccato serve il Signore pienamente. Pienamente. Servi di Dio. È bello il termine usato da Paolo, fatti servi di Dio. Non abbiamo vinto un concorso, fratelli, non ci siamo autoproclamati servitori di Dio, non sono gli altri che ci hanno nominato. Il termine è fatti servi di Dio. Pensate, siamo stati fatti servi di Dio. Da chi? Da Dio, ovviamente. Come a dire, la prima cosa che Dio ha fatto quando ci ha liberato, ci ha chiamato al suo servizio. Adesso servi me, adesso servi me che sono il tuo liberatore. È cambiato tutto, fratelli e sorelle. La vita di colui, di colei che è spesa al servizio di Dio è una vita veramente appagante. Se tu non sei pienamente soddisfatto nel tuo cuore, pur essendo un servitore, pur essendo un credente, è perché forse non stai servendo Dio con tutto il cuore. Servi Dio con tutto il cuore, perché Egli ne è degno ed Egli porterà piena soddisfazione e gioia nel tuo cuore. Ma poi l'Apostolo mette in evidenza un secondo aspetto: fatti servi di Dio, e poi parla di frutto. Qual è il frutto del credente? La santificazione. Perché, dice lo scrittore agli ebrei, senza la santificazione è impossibile piacere a Dio. Vuoi piacere a Dio? Allora ti devi santificare. Mi devo santificare per piacere a Dio? No, ti devi santificare perché Dio è degno di essere onorato. E quando tu onori Dio, allora questo troverà l'approvazione del Signore per la tua vita. La santificazione. Cos'è? Potremmo dare tante definizioni, anche da un punto di vista teologico, ma mi piace vedere la santificazione come quell'opera che il Signore compie attraverso la parola, attraverso il sacrificio, il sangue di Cristo Gesù, attraverso l'azione potente dello Spirito Santo nella vita del credente che si arrende nelle mani del Signore, perché il credente possa somigliare sempre di più a Cristo Gesù e manifestare nella pratica il carattere di Cristo. È una cosa bella la santificazione.
e assomigliare a Cristo Gesù, il Signore, in ogni aspetto della propria vita. E quindi la separazione dal male, dal peccato in tutte le sue forme, dal compromesso, dalla mondanità, da tutto ciò che dispiace al Signore. Oh Signore, aiutaci, perché vogliamo santificarci. Beh, allora noi dobbiamo santificare il nostro cuore. No, dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi: l'intero essere vostro sia santificato, spirito, anima e corpo. Noi siamo tripartiti e quindi l'intero essere nostro deve essere santificato. È troppo facile dire: io santifico il mio cuore, tanto il Signore guarda il cuore. Ma quello che noi facciamo, diciamo, attraverso lo strumento che Dio ci ha donato, che si chiama corpo, è la dimostrazione di quello che c'è nel cuore. Perché il cuore, la bocca parla, dice Gesù, di ciò che sovrabbonda dal cuore. Non possiamo anche vedere queste parole come: le mani fanno ciò che sovrabbonda dal cuore, i piedi ci portano dove ci conduce il cuore, lo sguardo è rivolto secondo quelli che sono i desideri del nostro cuore, le orecchie ascoltano ciò che il nostro cuore desidera. Signore, che il nostro essere sia usato per la tua lode e gloria. Santificaci, Signore. Fratelli, sorelle, procacciare la santificazione è una cosa bella, è una cosa che riempie il nostro cuore di gioia, poter assomigliare sempre di più a Cristo Gesù, il Signore. L'Apostolo, dicevo, usa qui un termine per parlare di santificazione: avete per frutto, frutto. Perché ci possa essere il frutto, ci deve essere il seme, un seme piantato, un seme seminato, e poi si arriva al frutto. Che Dio ci aiuti affinché nel nostro cuore ci sia sempre il seme della parola di Dio. Che nel nostro cuore ci sia sempre la presenza dello Spirito Santo. Che nella nostra vita sia presente Cristo Gesù, il Signore. Passatemi il termine: che la nostra vita sia impregnata della presenza del Signore Gesù, fratelli e sorelle, perché possiamo manifestare questo frutto. Un frutto che deve maturare. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, parla del frutto dello Spirito Santo. Molti pensano che il frutto dello Spirito Santo, che i frutti dello Spirito Santo siano 9. Non sono 9 i frutti dello Spirito Santo. Dice: no, quanti sono, fratelli? Ne ho letti sempre 9. No, no, il frutto è uno. Il frutto è uno. È il periodo dell'uva. Se noi prendiamo un grappolo d'uva con 9 chicchi, quanti grappoli d'uva abbiamo in mano? Uno. Il grappolo d'uva è uno. E così è del frutto dello Spirito Santo. Non a caso l'Apostolo usa il termine al singolare: il frutto dello Spirito Santo è amore, eccetera. È uno. Ma allora i 9 sono i 9 aspetti del frutto dello Spirito Santo. Cioè, fratello, sarebbe bello considerare i 9 aspetti del frutto dello Spirito Santo. Che cos'è? E anche qui potremmo parlare ore e ore e considerare i 9 aspetti del frutto dello Spirito Santo, ma mi piace condensare il tutto con una semplice frase: il frutto dello Spirito Santo non è altro che il carattere di Cristo manifestato nella pratica dal credente. Il frutto dello Spirito Santo non è altro che il carattere del credente del Cristo manifestato nella vita del credente. Signore, aiutaci affinché possiamo manifestare il carattere di Cristo, che non sia un frutto acerbo. Chi di noi mangerebbe un frutto acerbo? Preferiremmo non mangiare proprio. O il frutto è buono o il frutto non si mangia. E deve essere, fateci caso, io non me ne intendo tanto,
ma il frutto deve essere al giusto grado di maturazione. Se acerbo non è buono, se è passato non è più buono. C'è un periodo nel quale bisogna mangiare il frutto. Signore, aiutaci a manifestare un frutto maturo. E infine, bello, come dire, arriviamo già alla fine di questo percorso, che poi in realtà dura per tutta la vita, dal momento che il Signore ci ha salvati, liberati dal peccato, servi di Dio, quindi notate, serviamo il Signore. Poi dice, avete per frutto la vostra santificazione. E infine, avete per fine la vita eterna. Anche qui, la parola di Dio parla in più occasioni di questo dono meraviglioso che il Signore ci ha fatto, perché la vita eterna non va meritata, non va conquistata, ma è un dono di Dio. Un dono che Dio fa a tutti quelli che ricevono Cristo Gesù nel proprio cuore. La vita eterna. Che cos'è? Come sarà? Passeremo l'eternità? Dove? Con chi? A fare cosa? So una cosa da quello che mi viene dalla parola di Dio e mi basta questo, che la vita eterna è stare insieme a Gesù per l'eternità. Mi basta questo. Ma cosa faremo? Sinceramente non mi interessa. Ma dove saremo, in quale luogo, quali saranno le caratteristiche di questo luogo? Sinceramente non mi interessa, anche se la parola di Dio ci presenta qualcosa, perché a me basta sapere che trascorrerò per la grazia di Dio, per l'opera di Gesù, perché appunto liberato dal peccato e non per i miei meriti, se persevererò fino alla fine l'eternità insieme a Gesù. E questo mi basta. Fratelli, sorelle, ci pensate, lo realizziamo, lo so che il concetto è di una tale portata che la nostra mente non può afferrare. Noi, per la grazia di Dio, passeremo l'eternità insieme a Gesù. Perché liberati dal peccato? Il fine, lo scopo principale, il dono per la grazia di Dio, prezioso. È un dono straordinario, che Dio ci aiuti affinché possiamo distogliere lo sguardo dalle cose materiali di questa terra, le cose temporali, passeggere, e focalizzare la nostra attenzione sempre soltanto su Cristo Gesù, l'Eterno, e passeremo l'eternità con Lui. A che giova, dice Gesù, a che serve guadagnare tutto il mondo e poi perdere l'anima propria? No, guardiamo a Cristo Gesù, il Signore, la vita eterna. Saremo con il Signore per l'eternità. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Saremo per l'eternità con il Signore, alla sua presenza. Lo loderemo, lo adoreremo e diremo: degno è l'agnello di ricevere la lode, la gloria e l'onore. E trovandoci davanti al trono dell'agnello, noi redenti di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni razza, di ogni tribù, perché salvati per grazia, adoreremo Cristo Gesù il Signore. E sarà qualcosa di straordinario, qualcosa di meraviglioso. L'Apostolo Giovanni ha un'immagine di questa che il Signore gli ha dato per rivelazione attraverso una visione, e dice che erano presenti miriadi e miriadi di persone che non si potevano contare, come una folla oceanica e il fragore di grandi acque, che davano gloria a Cristo Gesù il Signore davanti al trono dell'agnello. E in quel luogo non c'era luce, perché Gesù stesso illuminava quel luogo, e lì comincerà la festa, perché la sposa si è preparata, e loda Cristo Gesù il Signore. Tutto questo perché liberati dal peccato. Signore, grazie. Quanti benefici, non qui soltanto sulla terra,
ma per l'eternità. Ma ora liberati dal peccato. Notate, l'apostolo Paolo, e concludo, mette un punto fermo. Ma ora liberati dal peccato. Fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Tutto questo lo dobbiamo unicamente a Cristo Gesù, il nostro amato Salvatore e Signore. E a Lui solo sia tutta la lode e la gloria, da ora in eterno. Alziamoci in piedi, cari.